presupposto. Bene, do il benvenuto al nostro ospite questa sera, il maestro Michelangelo Pistoletto. Questa è un incontro particolare, è un incontro che è anche una presentazione per un altro evento. Come sapete, la piazza sta per essere inaugurata, è stato completato il lavoro di ristrutturazione e quindi c'è un programma che comincia proprio questa sera con questo incontro e che culminerà domenica prossima alle ore 15 con l'evento di cui parliamo oggi. Io mi limiterò a dire ancora un paio di parole sul programma di questi giorni. La presentazione del maestro la farà più degnamente di me Marco Bazzini, direttore della Fondazione Luigi Pecci, che è il nostro partner in questa e in altre iniziative di cui abbiamo già altre volte parlato. Come vi dicevo, questo è il primo evento della serie che continua domani con l'inaugurazione della piazza, la presenza del Presidente Rossi. Nel pomeriggio ci sarà un incontro qui alla scuola, un convegno su Pisa, città che cammina, pensare alla città in funzione della salute dei cittadini, lo leggo spudoratamente dal tabellone, e in quell'occasione, quindi nel pomeriggio domani, tutti i palazzi della piazza sono aperti, sarà aperto anche questo palazzo e avrete occasione anche di visitare la mostra che c'è in questo palazzo, che di nuovo avviene in collaborazione, come sapete, con il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. La cosa continua anche la domenica. La domenica sono previste anche delle visite guidate a questa mostra. Sono previste due, come vedete, una alle 16 e una alle 17 per coloro che vogliono visitare appunto la mostra qui alla scuola. L'evento però clou è quello della domenica. Dopo la domenica, piccolo spot pubblicitario, la scuola, spero l'abbiate registrato, si apre sempre di più alla città, vuole sempre più essere un luogo di riflessione e di crescita culturale per tutti i cittadini, ma non dimentica le sue origini e anzi ritorna alle sue origini prime, quelle napoleoniche, riavvicinandosi anche al mondo della scuola. Lunedì avremo un evento assieme all'Accademia dei Lincei, di nuovo qui alla scuola, per parlare di formazione dei docenti. Finiti questi preannunci, ecco l'annuncio importante. Quindi oggi abbiamo la possibilità di incontrare una persona straordinaria, parlare della sua esperienza artistica e personale e anche di imparare a capire quello che succederà domenica. Domenica noi potremo essere coprotagonisti di questo evento, nel senso che ora ci spiegherà sia Marco sia il maestro. Grazie a tutti voi per essere presenti. Felici di tornare dopo, come dire, circa 40 giorni in questa prestigiosa sala e nell'altrettanto prestigioso appunto Palazzo della Carovana. Se 40 giorni fa ci siamo presentati con quelle che comunque è il nostro patrimonio fondamentale, che sono appunto le opere d'arte, quelle che dobbiamo conservare per il futuro e quelle che comunque giornalmente incontriamo all'interno di quelli che sono le istituzioni museali, come anche il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci è, oggi siamo ancora più felici perché, essendo un centro per l'arte contemporanea, quindi occupandosi del nostro presente, della nostra attualità, delle quelle che sono le espressioni che appunto possono testimoniare ma anche, come dire, indicarci un futuro, siamo veramente molto felici di avere portato qua a Pisa, o meglio riportato qua a Pisa, Michelangelo Pistoletto, che ha chiaramente una lunga consuetudine con il nostro centro. Nel 1996 fece un'importante mostra all'interno della sua carriera artistica appunto nel Museo Pecci, e
che chiaramente è uno dei grandi protagonisti di quella che è l'arte italiana nel secondo dopoguerra. Sicuramente appunto uno dei nomi più internazionali, più famosi, uno degli artisti che ha portato al limite quella che è la sperimentazione, tanto come dire da ricuscire, da alternare quello che è lo spazio dell'arte con lo spazio della vita e lo spazio della vita con lo spazio dell'arte. Con questo è partito 50 anni fa, era il 1962 quando fu realizzato circa il primo specchio, ma abbiamo concordato appunto con il maestro Pistoletto quasi una sua autopresentazione necessaria anche per introdurre la comprensione appunto di quello che è oggi un progetto importantissimo, fondamentale come il Terzo Paradiso, che appunto vuole essere un progetto globale per la società intera e quindi una visione del mondo diversa, una partenza o una ripartenza per quello che sarà un futuro da questo 2012 diverso, non soltanto perché fra pochi giorni appunto cambierà anno, ma perché bisogna cambiare le coscienze, bisogna cambiare il pensiero e la mente dell'uomo, e questo è fondamentale che lo faccia appunto l'arte, o soprattutto lo faccia la cultura. Io con questo mi fermo, lascio la parola veramente a Michelangelo Pistoletto, non dopo aver ringraziato ancora una volta la Scuola Normale di Pisa e il direttore Fabio Beltram per la collaborazione stretta che comunque ci auguriamo continui ancora, così come nei nostri propositi per insistere sempre di più su quelli che sono dei temi fondamentali di discussione sul nostro presente, ma però per guardare appunto lontano nel nostro futuro. Grazie. Ecco, buongiorno a tutti, sono felicissimo di essere qui per la seconda volta. Quando il professor Settis mi aveva chiamato, credo che fosse ormai un paio d'anni fa, avevo presentato appunto il mio lavoro ed era stato molto bello essere ben accolto, così come lo sono ora. Cercherò di dire nella maniera più succinta possibile cosa ho fatto io dal principio, partendo dalla metà praticamente degli anni 50. Qui non ci sono lavori di quell'epoca, ma c'è un'opera, l'opera che vedete qui è un'opera del 1960 ed è un punto già cardinale della mia ricerca, dove voi vedete che c'è una persona con il suo sfondo. È presto fatto richiamarci all'icona, all'icona bizantina. Qui vedete la persona intera, vedete uno sfondo ampio, però il concetto di fondo è quello della persona piazzata nel quadro con intorno uno sfondo come era quello bizantino, che era il fondo oro. Qui siamo davanti a un fondo argento, che e quindi il concetto del rapporto tra l'essere umano e la trascendenza. Io mi sono posto dalla fine degli anni 50 questo problema dell'identità. È chiaro che ritrarre se stessi, ritrarre la propria identità visiva, l'artista usa l'autoritratto, fa l'autoritratto. L'autoritratto vede sempre, in tutti gli autoritratti che noi conosciamo più o meno, vediamo l'artista solo sulla tela. Ecco, la mia identità io non riconoscevo la mia identità nella solitudine, perché nell'icona c'era questo sfondo incommensurabile
della lucentezza dell'oro. Però anche questa intangibilità del fondo mi lasciava sospeso. Ecco perché con un passo successivo rispetto a quei fondi oro, argento, rame che io facevo, ho fatto un fondo nero di vernice nera, questo è 1961. Questa vernice nera lucidissima, come vedete, comincia a rispecchiare ed è proprio il pigmento pittorico verniciato che comincia a specchiare. Dunque c'è una trasformazione di quel fondo che era semplicemente riflesso di luce nell'opera iconica, diventa immagine, comincia a diventare immagine, l'immagine che si riflette, che riflette la realtà che sta di fronte. E quindi per la prima volta mi sono accorto che la mia figura si staccava dal fondo, il fondo diventava animato, perché qui è chiaro, c'è una fotografia statica, però i movimenti delle persone che passavano davanti al quadro venivano registrati dal riflesso, per cui il fondo diventa animato, e quindi ho avuto proprio la sensazione che di passare da quello che è questo concetto di come dice, di infinito non percepibile, non tangibile, di questa trascendenza dell'oro alla discendenza dell'immagine. Il quadro torna sulla terra, ci riporta sulla terra. E quindi poi faccio un lavoro successivo che è del 62. Questo quadro è più recente, però il concetto è quello. Nel 62 io porto avanti il concetto di specularità e utilizzo del materiale che metallico, dell'acciaio inossidabile, che lucidato a specchio mi dà veramente la specularità. Quindi passo da quel pigmento nero lucidato allo specchio vero e proprio. E vedete qual è la differenza tra l'immagine della persona dipinta di prima e l'immagine della persona adesso? Vedete che questa immagine qui è fotografica, non è più interpretata così a pennello, ma è fotografica. Perché? Perché voi vedete che nel riflesso l'immagine è assolutamente oggettiva, quindi io non potevo sulla superficie mantenere una situazione, diciamo un segno soggettivo, doveva essere l'immagine fissata, doveva essere identica, avere la stessa qualità oggettiva del riflesso. Ecco perché sono stato costretto a usare costretto, non è che l'ho voluto fare così per uno schiribizzo mio, sono stato costretto a usare la fotografia. Quella fotografia che in qualche maniera aveva messo in crisi l'arte all'inizio del secolo, perché finalmente quando è nata la fotografia il compito dell'artista è cambiato, quello di riprodurre la realtà. Il compito di riprodurre la realtà non è stato più dell'artista, ma di un mezzo meccanico. E in questo modo invece la fotografia viene rimessa in gioco nell'arte a pieno titolo, a titolo artistico. Cosa succede? Che l'immagine fissata fotograficamente è inevitabilmente memoria, è uno degli istanti che passano dentro lo specchio fissato. Quindi nello specchio gli istanti sono sempre presenti, c'è un presente continuo. Io fisso un attimo del presente e diventa immediatamente memoria.
Nella pittura questo non è possibile, la pittura non rappresenta la memoria, rappresenta qualcosa che è fatto in quel momento, ma non significa memoria. Mentre invece l'immagine scattata nel momento, in un certo presente, immediatamente diventa memoria. Dunque ho due elementi di fondo nel quadro. Uno è l'elemento del presente, è il presente che cambia continuamente, senza sosta, e l'altro elemento è quello del passato che non cambia più, che rimane fisso. Il fotogramma fissato diventa come un fermo immagine che rende ogni istante del riflesso specchiato fotogramma. È come se si trattasse di un film girato al presente. Che continua nel presente che va verso il futuro. Dunque è un'opera fenomenologica, non ha niente a che vedere con la mia volontà o col bisogno mio di espressione, né felice né drammatica, ma è fenomenologico il lavoro. Quindi io guardo il quadro e il quadro mi informa. Non sono più io. Io ho messo in moto un meccanismo per essere poi informato dal quadro. Il quadro mi informa e mi dà, e comincia a darmi una quantità di informazioni. Io adesso, non so, magari ci ritorniamo andando avanti, ma queste informazioni sono enormi, perché lo specchio presenta me stesso qui in questo momento perché lo guardo. Così come diventa l'occhio di chi altri lo sta guardando. Quindi è un fatto soggettivo, ma una soggettività multipla, che si moltiplica nei soggetti che guardano o che possono guardare lo specchio. E quindi questo spazio, sì, diventa uno spazio infinito, perché è chiaro che questo specchio non è nato solo per riflettere quel luogo in quel momento, ma lo specchio è nato per riflettere tutti i luoghi in tutti i momenti, in tutti gli spazi esistenti. Quindi è qualche cosa che si pone come immagine davanti alla realtà, quindi da immagine alla realtà. Quindi se noi io parlando di, potrei parlare per delle ore di questo fenomeno del quadro speculare, di questa fenomenologia del quadro specchiante. Dunque, elementi principali sono questi: che nello specchio non c'è l'assoluto non esiste, esiste solo in quanto relatività. Tutto si combina, tutte le immagini passano, svaniscono, vanno, tornano, si incrociano, e tutto quello che noi vediamo è perché c'è una combinazione continua di immagini, di situazioni che si producono per combinazione. E quindi questo prodursi per combinazione è relatività. E quindi lo specchio, l'immagine specchiata, riesce proprio a dimostrare che l'assoluto non esiste, in quanto non c'è un fenomeno unico, fisso, assoluto. Il cambiamento è continuo e la combinazione dei fenomeni è continua, per cui c'è il caso che diventa l'elemento combinatorio. E questo per me è già un fenomeno importante, anche per tutto il punto di vista sia filosofico che spirituale, se si vuole. Quindi il concetto di assoluto. Poi c'è un altro concetto, che è quello del caso o del caos, perché dentro lo specchio c'è il caso che combina, il caso è la puntualità assoluta, come il presente è la puntualità assoluta. Un'immagine non c'era prima, non ci sarà più dopo, quindi nasce e muore contemporaneamente, e quindi in quel momento avviene la combinazione della casualità, del caso, che in qualche maniera poi, assommato con tutti i casi possibili, diventa il caos. Ed è l'unico, noi abbiamo in questo quadro specchiante il caos, che è l'unico ordine possibile, perché tutto è ordinatissimo.
Queste sono tutte le riflessioni che io faccio guardando il quadro specchiante, che diventa il libro che mi informa. Non è un libro scritto, ovviamente, ma è un libro fenomenologico. E via dicendo, perché poi c'era una questione della prospettiva. Prospettiva che, quando io mi trovavo a pensare al passato e al futuro, negli anni 50, perché io ho lavorato con mio padre nel restauro di quadri antichi, se parlo di icona parlo anche perché le toccavo con mano queste cose, e allora mi chiedevo, ma insomma, cioè, la mia prima e vera folgorazione è stata la flagellazione di Piero della Francesca, cioè il luogo della prospettiva. Dove nasceva la prospettiva? E questo lavoro di Piero della Francesca, così come di altri architetti del suo tempo e artisti, era un lavoro non fatto per l'artista perché segnava il suo ego in quest'opera, segnava una prospettiva per la gente, era oggettiva, era fenomenologica. Ecco perché ho capito che dovevo arrivare a un'opera fenomenologica. La prospettiva è un fenomeno. Ed è il fenomeno che ha portato alla modernità, ha portato al moderno, ha portato la matematica, la scienza, la tecnologia, era tutto disegnato perfettamente nella prospettiva. Mi sono chiesto, è possibile che nel nostro tempo noi viviamo in questa specie di scatola bianca che è il luogo della modernità conclusa? È possibile che noi riusciamo a creare una nuova prospettiva per la società partendo dall'arte, come è successo nel Rinascimento? Ecco perché a un certo momento io sono stato molto felice di vedere che nel quadro si riapriva tutta la prospettiva possibile attraverso lo specchio. Però mi sono reso conto che non era più la prospettiva rinascimentale diretta davanti agli occhi sia dell'artista che di chi guarda il quadro, ma è una prospettiva che riflette ciò che abbiamo alle spalle, in quanto è specchio. Quindi lo specchio, cioè la prospettiva non è più unica e diretta come nel Rinascimento, quando tutto avveniva davanti a noi come un mondo libero da conquistare. Noi ci troviamo oggi in un mondo conquistato, in un mondo conquistato dalla scienza, da quella scienza che era stata spinta in avanti dalla prospettiva. Ma siamo arrivati al punto di fuga, quel punto che mettevano gli artisti in mezzo al quadro per far poi dirigere tutte le linee del quadro. Ma noi siamo andati con una tale rapidità che siamo arrivati a quel punto. Oggi siamo al punto del raggiungimento di quello che era stato prefisso dal Rinascimento. La prospettiva per me si raddoppia, perché oltretutto noi pensiamo che la prospettiva rinascimentale partiva dalla finestra, era l'idea della finestra. Siamo in un ambiente chiuso, senza niente dietro, e guardiamo dalla finestra, e dalla finestra vediamo la strada del futuro. Ecco, c'è un artista che io prendo ad esempio, che si chiama Yves Klein, il quale ha fatto un'opera dichiarativa della necessità di acquisire nuovo spazio, e lo vedi che si sta buttando dal primo piano. Quindi si butta dalla finestra, e quindi siamo nel periodo drammatico dell'esistenzialismo. Ma quando io ho fatto questo quadro, voi guardate questo quadro, questo non è una finestra, questo è una porta. Vedete che è una porta, perché continua il pavimento, i miei piedi sono posati sul pavimento. Quindi da una porta non ci si può suicidare, non ci si può buttare. Quindi il problema esistenziale è finito, è chiuso. Non ci sono più drammi, queste sono opere assolutamente adrammatiche. Sono fenomenologiche, ma non drammatiche. Per cui il dramma si esaurisce,
proprio per il fatto che noi abbiamo una prospettiva aperta non più soltanto dalla finestra alla strada, ma anche dalla strada alla finestra, cioè ci guardiamo anche dentro la casa, guardiamo dietro, e quindi noi vediamo la parete che sta di fronte alla finestra. Noi vediamo questa dinamica nuova della prospettiva, che è una prospettiva riflessiva, che ci fa guardare non solo il futuro che noi abbiamo conquistato fino a questo punto, ma guardare un futuro che dovremo conquistare guardandoci alle spalle, riverificando il passato, passando il passato al setaccio in un certo senso. E questo è già un punto importante per me, che porta poi a quello che è la città dell'arte e al terzo paradiso. Questa necessità di assumere responsabilità, oltre che libertà, anche responsabilità. Quindi guardare indietro come responsabilità, questo è per me importante. E qui vediamo, c'è sempre lo stesso quadro, noi vediamo poi dentro che cambia continuamente la scena, vedi, da questa passiamo a quella, ma nel riflesso qui non abbiamo lo specchio, per cui possiamo soltanto immaginarlo lo specchio, ma lo specchio è proprio qualcosa che non dà tregua. Qui c'è un altro momento, un altro passaggio che io ho... che ho messo in atto, che questo avviene nel 70, quando io decido di impersonare lo specchio stesso. Dico, se io sono lo specchio, e ci sono entrato talmente nello specchio, che io mi sono immedesimato nello specchio, se io sono lo specchio, come faccio a riconoscermi? Come faccio a fare il mio autoritratto? Io ho potuto fare il mio autoritratto grazie allo specchio, ma se io sono specchio, sono l'elemento speculare, ma l'elemento speculare può raddoppiare, può dare immagine a tutto l'esistente tranne che a se stesso. Quindi è l'elemento zero identificazione, che non è in grado di identificarsi. Ecco perché l'ho chiamato zero. Zero perché se non c'è qualcosa davanti che lo renda specchio, non solo, ma non c'è qualcuno che rifletta col pensiero e lo renda specchio, perché lo specchio di per sé può anche darsi che se non c'è l'essere umano che è capace di riflettere e di portare il ragionamento sullo specchio, lo specchio riflette per nulla, non serve a niente. Per i cani non serve a niente, serve per noi che ci pensiamo. Quindi lo specchio di per sé è il nulla che contiene il tutto. Teniamo presente una cosa, che qui forse il fisico può anche non accettare la mia posizione, ma è una questione di immagine. Tutto quanto si basa sul concetto di immagine. Quindi l'immagine non c'è. Qui, allora, cosa ho fatto? Per dare il doppio allo specchio ho fatto una cosa. È vero che lo specchio, poi le immagini dello specchio sono intangibili, non le puoi toccare. Puoi toccare quello che sta davanti, ma non dentro. Allora è intangibile. Però lo specchio, visto che viviamo nel tangibile, lo specchio è fatto di un materiale talmente lucidato, con delle cellule talmente compresse e tese l'una contro l'altra che diventano specchianti. Questo è un fatto fisico, ma l'effetto è poi non è fisico. Io a volte dico che lo specchio è metafisico, perché dico lo specchio è comunque fatto di un elemento fisico, no? È un elemento fisico, se no non avverrebbe questo rispecchiamento. Però quello che poi produce non è fisico, è intangibile. E per questo io, in maniera un po', diciamo, forse ironica, dico che lo specchio è metafisico, perché è metafisico e metà no. È metafisico. Però è fisico, per questo io lo posso dividere, lo posso tagliare. Taglio lo specchio in due parti e ottengo due specchi. Tagliando lo specchio, ottengo due specchi. Quindi cosa ho compiuto? Una divisione. Da questa divisione dello zero,
ho menzionato lo zero prima, da questa divisione dello zero ottengo due specchi. Dunque l'uno di per sé non esiste. Esiste lo zero che diviso fa due, uno e uno. C'è l'uno, ma è uno dei due. Uno e uno. Poi, cosa faccio? Vedete, qui ho preso i due specchi, e li ho leggermente, li ho avvicinati leggermente sul taglio che avevo procurato. E vedete che nasce un terzo specchio all'interno? Lo vedete dentro, che c'è uno specchio dentro? Ecco, dal rispecchiamento dei due io ho il primogenito degli specchi. Poi, più divido lo spazio tra gli specchi e più cresce il numero degli specchi che voi vedete nel riflesso. Ma gli specchi originali sono sempre i due, Sono i due che si specchiano a vicenda e crescono nel loro interno. Dunque la moltiplicazione avviene, però avviene grazie alla divisione, che è il primo atto, è l'atto della divisione, anche proprio come performance, l'atto performatico della divisione. E quindi adesso qui poi la cosa si moltiplica fino a quando i due specchi poi sono frontali e abbiamo l'infinito nascosto dentro ai due specchi. Quindi siamo di nuovo allo zero, siamo a una specie di infinito zero, insomma. E però abbiamo avuto tutti i numeri possibili partendo dalla divisione dello zero. La stessa cosa succede biologicamente, a meno che voi me lo smentiate, perché una cellula si divide, poi si ridivide, e più si ridivide, più si moltiplica. La moltiplicazione avviene per divisione, sul piano anche fisico. Ecco perché io do alla divisione valore di principio. E questo principio lo porto sul piano sociale, sul piano sociale, economico, politico. Noi abbiamo come principio seguito sempre un principio, che è quello della moltiplicazione. Il principio della la moltiplicazione, essendo una conseguenza della divisione, non può essere un principio. Non esiste che uno utilizzi una conseguenza come principio. Quindi io risalgo dalla moltiplicazione alla divisione cercando un principio per la società, perché la moltiplicazione porta all'accumulo e all'esclusione sul piano sociale. La divisione porta a una parola che è molto simile, però ci aggiungi il con, cioè fare insieme, con divisione. Passo dalla divisione, che è un fatto, diciamo, può essere artistico, matematico, a una concezione di società. Quindi io impronto il concetto di futuro per quanto riguarda il terzo paradiso sul concetto di un principio che non è quello della moltiplicazione, ma è quello della divisione. Dunque il vero principio, che è quello della condivisione. Quindi capite che io, andando avanti con questo sistema qui, io arrivo sempre di più alla città dell'arte, a quel luogo laboratorio di ricerca di quello che può essere un rapporto tra principi che nascono dalla ricerca artistica e si intrecciano poi con la situazione della vita sociale. Questo è un altro lavoro che invece è del 65. Io ho lavorato nel 65-66 su qualche cosa di molto fisico che ho chiamato gli oggetti in meno. Voi guardando questa mostra, questo gruppo di lavori, voi ecco, li vedete, questi sono installazioni di questi lavori, e sono circa una trentina, mi pare, no? Questi lavori sono uno diverso dall'altro. Quindi sono opere che contraddicono totalmente quello che è la logica, anche sia estetica che
stilistica che di mercato, che è quella dell'artista come marchio individuale. Io interrompo il marchio individuale per creare in me stesso una possibilità di momenti diversi. Anche questo ha a che vedere con lo specchio, perché lo specchio, come ho detto prima, registra momenti sempre diversi, e qui io ho fisicizzato la diversità dei momenti, e per fare questo non ho fatto altro che seguire una necessità di base, quella di realizzare immediatamente, senza mediazioni, senza pensare ai rapporti, alle conseguenze stilistiche, qualsiasi idea che mi venisse in mente, e facendo questo mi sono automaticamente, è stato molto facile fare oggetti diversi, mentre invece può sembrare molto difficile se si parte da un'idea di schema personale, svincolarsi da questo schema personale per fare oggetti diversi, difficilissimo, è un'impresa improba. Io invece l'ho fatto con una grande facilità, perché mi sono adattato alla contingenza, la pura contingenza. E ecco, qui ho fatto un'altra scoperta facendo questo lavoro, chiamato oggetti in meno. Ho scoperto che la mia mente è un universo, è un piccolo universo. Che cosa ha in comune con col grande universo? Il fatto che è un contenitore di possibilità. Il mio cervello è un contenitore di possibilità. Ecco, io assorbendo, cioè, facendo uscire dallo stato di possibile un'idea, e trasformandola in qualcosa di fisico, trasformo il possibile nel reale. E questo è l'atto creativo. L'atto creativo è quello che rende possibile il passaggio da qualcosa che non esiste, che non è delineato, non è presentato, non è fisicizzato, ma possibile, in qualche cosa che è fisico, rappresentabile, toccabile, che è la realtà, cioè la trasformazione del possibile in reale. Quindi no, l'universo è questo, è un passaggio continuo dal possibile al reale. Dunque, questa vicinanza, questo rapporto mente-universo era già una delle cose che mi faceva piacere di scoprire. Oggetti in meno, li ho chiamati oggetti in meno perché ogni oggetto che io realizzo è una possibilità in meno. Ormai è una possibilità che è diventata altro, quindi quella possibilità è in meno. Certamente poi mi sono reso conto che da questi lavori ne sono nati altri ancora, ma e allora questi lavori stessi diventano possibilità. Quindi però non si vedono queste possibilità, non sono visibili nell'oggetto, le devi scoprire, le riportare nell'ambito del possibile. E allora ridiventano possibilità e escono dalla vita e ritornano nella vita attraverso l'attuazione. Questo per me è ricerca dell'arte. Qui sono vari vedete che sono tutti oggetti uno diverso dall'altro, hanno ognuno una propria ragione, un proprio principio, e possono essere effettivamente, può essere una mostra di un artista, cioè di una mostra collettiva. Io divento collettivo. E questo è il primo atto di collettivazione del mio lavoro. Divento collettivo, dopodiché cosa faccio? Apro il mio studio, questo era nel 65-66, dopodiché apro il mio studio alla... Ecco, questo è l'ultimo di quella serie di oggetti in meno, ed è il metro cubo di infinito. Questo metro cubo è fatto di specchi legati con una corda che li tiene insieme. Questi specchi si riflettono all'interno e non all'esterno, per cui l'intangibilità non è più soltanto
data da un'immagine che non è toccabile, ma è veramente intangibile, perché ci puoi entrare solo con l'immaginazione. Ma è un'immaginazione molto molto semplice, l'immaginazione di qualcosa che, di un'immaginazione che è legata all'esperienza, perché tutti sappiamo cosa succede quando metti degli specchi uno davanti all'altro e hai l'infinito, questo infinito. Questo infinito che poi è estremamente ben organizzato, perché è un cubo che a sua volta si estende all'infinito all'interno del finito. All'interno di questo oggetto, che potrebbe, è veramente, lo concepisco come un corpo, perché è un metro, più o meno come se fosse un corpo, questo corpo che è legato con dei nervi che sono molto semplici, però dentro ha il pensiero al suo interno. Questo pensiero è il pensiero che rappresenta il nostro desiderio di andare molto lontano. E quindi ci andiamo molto lontano, però in maniera verificabile. Dunque molto, molto, molto legato al concetto di scientifico della verificabilità. Quindi abbiamo l'infinito, e qui abbiamo di nuovo un fatto, secondo me, interessante, che è legato al principio matematico, che abbiamo l'infinito meno uno. Perché l'infinito non finisce. È pure intangibile, per cui non diventa tangibile, è finito. Dal momento in cui noi lo abbiamo dentro a un qualcosa di finito e tangibile, vuol dire che è quell'infinito a cui dobbiamo detrarre il finito, per cui diventa l'infinito meno qualcosa che non è più infinito, perché è finito. Quindi è l'infinito meno quell'oggetto lì. Per cui, per me, per conseguenza, tutti gli oggetti esistenti, tutte le materie esistenti sono l'infinito meno uno. Tutti questi uno si collegano, si combinano per via di quella casualità, di quel caso che poi diventa la relatività. E questo è un lavoro che ho fatto in un ospedale, l'ospedale Paoli Calmet di Marsiglia, dove volevano un luogo di raccoglimento multiconfessionale e laico, e io ho fatto questo luogo dove ci sono gli emblemi delle diverse religioni, le religioni più importanti, e al centro ho messo il metro cubo di infinito, come luogo di riflessione, di respirazione e di come dice, ripercussione del pensiero. Ecco, qui ci sono i vari simboli, eccetera, eccetera. Allora, ecco, e qui c'è anche un luogo dove non c'è niente sopra, perché è l'agnostico, è il luogo, anche quello esiste. Ecco. Allora, adesso sono le sei, è troppo tardi per arrivare. Allora, mettiamo a questo punto il terzo paradiso. Cercherei di andare forse un po' veloce, ma... il tema doveva essere il terzo paradiso, però cosa vuoi, per arrivare al terzo paradiso c'è una camminata da fare, qualcosa abbiamo dovuto fare per arrivarci. Ecco, questo è il segno del terzo paradiso. Cos'è questo segno? Ecco, questo va avanti, va a loop, giusto. Quindi, che cos'è? È il segno di infinito, quindi avete visto quanto io sia entrato nel problema del fenomeno dell'infinito. Allora, l'ho preso il segno dell'infinito matematico dell'infinito e ho semplicemente aggiunto un terzo cerchio ai due cerchi dell'infinito. L'infinito è di nuovo qualche cosa che ci sfugge continuamente. Il presente nello specchio, come ho detto prima, è vita e morte continua. È come se questi due questa linea che passa da nel segno tradizionale di infinito passa da sinistra a destra, sinistra a destra, sinistra, facendo dei giri universali, però poi passa sempre nel presente, ovunque, da una parte all'altra, quindi nascita, morte continua. Allora ho pensato che
questo poteva veramente portare all'idea che non fosse nel nostro mondo l'idea del paradiso, paradiso nel senso di un giardino, del giardino, perché la parola paradiso viene dal persiano, che vuol dire giardino protetto, quindi è qualche cosa fatto da noi, è qualche cosa fatto dagli esseri umani ed è anche artificiale in qualche maniera. Quindi rappresenta questo. Quindi questa idea del paradiso che sfugge alla nostra contingenza non mi funzionava. Con il terzo cerchio che sta all'interno abbiamo la durabilità della vita, la durata. Quindi abbiamo quello che noi chiamiamo la vita fisica, che è fatta di tanti momenti di vita e morte, però c'è la durabilità. Allora questo è vero che questo è il grande ventre, no? Noi abbiamo questa durata, che può essere la durata della vita di una mosca, di una persona, di una società, di un'era. Quindi c'è questa durata del fisico, dell'esistente. Allora il terzo paradiso diventa il giardino dell'esistente, non del post-esistente, ma dell'esistente. Allora è qualche cosa che noi dobbiamo produrre, fabbricare noi stessi, e questo richiede una coscienza molto precisa. Dobbiamo sapere che cosa siamo e che cosa stiamo facendo e che cosa dobbiamo fare. Perché dobbiamo costruire il nostro regno, è una brutta parola, la nostra repubblica, diciamo. Ecco, umano. Allora, il paradiso è il paradiso terrestre, ma non più. Ecco che abbiamo tre paradisi. Il primo è quello in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura, ed è uno dei cerchi laterali. L'altro cerchio è quello del paradiso, è il paradiso artificiale che noi abbiamo creato sottraendoci alla natura e diventando sempre più autonomi rispetto alla natura attraverso la nostra intelligenza, la nostra scienza e tutto, tutte le forme di pensiero e anche di attività sociale. Siamo arrivati a distaccarci in maniera sempre più evidente dalla natura. E oggi abbiamo la luce elettrica, abbiamo le automobili, abbiamo gli aerei, abbiamo la tecnologia, abbiamo tutto, però viviamo in questo mondo artificiale che non rischiamo di non saper più dominare, che ci domini, che ci faccia, che ci porti veramente a una crisi definitiva. La crisi si sta verificando in qualche modo. Noi abbiamo sviluppato una capacità creativa straordinaria, abbiamo il mondo in mano e adesso ne siamo responsabili. Ecco perché il terzo paradiso deve essere la ricongiunzione dell'artificio con la natura. È il luogo in cui i due elementi, che sono poi i due poli estremi, possono in qualche maniera servire a generare una energia che li assomma, quindi un'energia nuova che sta tra i due poli, che io ho chiamato paradiso naturale e paradiso artificiale. Paradiso artificiale e naturale connessi creano il terzo paradiso che sta al centro. Però non è soltanto una questione di natura e artificio. Natura e artificio è il nostro problema grosso, sociale, però i due poli possono essere tutto quello che sono le contraddizioni gli opposti, perché i poli sono opposti. I poli opposti sono quelli che determinano il conflitto. E quindi noi dobbiamo trovare il modo, e qui è la pila energetica che sta al mezzo, nel centro, è quello di sapere equilibrare l'apporto della polarizzazione. E quindi questo centro è il centro che io poi ho anche descritto in termini, diciamo, visivi come il ventre procreativo della nuova società.
è il ventre procreativo. Abbiamo, ecco qui sto disegnando sulla sabbia il terzo paradiso, questo è ormai è diventato un segno che tutti possono in qualche maniera fare proprio, però facendolo proprio aderiscono anche a un'idea di progetto comune. Di progetto comune. Quindi diventa un po' come una prospettiva, non mia, ma una prospettiva che io offro per il futuro alla società. Finalmente sono riuscito a fare quella cosa che pensavo che se fosse necessario fare, offrire una prospettiva alla società che parte dall'arte. Ecco, adesso queste sono tutte soluzioni diverse, sia personali che non personali. Questo per esempio quella di prima, erano situazioni che si stanno sviluppando al di là della mia volontà. E quindi questo terzo paradiso diventa veramente la stella polare, per il futuro, che indirizza. Che ci indirizza. Quindi adesso ho pensato che fosse necessario creare questa grande opera comune a livello globale, questa è Piazza della Signoria, questa opera comune a livello globale che trae l'opportunità da questa pubblicità negativa che si è fatta sul mondo, che l'idea della fine del mondo, che viene da una cattiva interpretazione o buona interpretazione, non lo so, dai testi dei Maya, eccetera. Ma questo per me, io dico va bene, potrebbe anche essere una stupidaggine, però siamo in un momento in cui non c'è poi così tanto da scherzare, perché stiamo veramente a un punto di grande problematicità. E in questo momento di grande problematicità dobbiamo arrivare a passare oltre, dobbiamo superare questo limite e quindi mettere insieme questi due elementi che sono le polarità per farne un luogo di procreazione. Il 21 dicembre, dunque, diventa il giorno della rinascita. E quest'anno avremo il primo anniversario, non è ancora un anniversario, perché essendo il primo non è un anniversario, lo sarà l'anno prossimo. È la prima, come si dice, festa o celebrazione del Rebirth Day, del giorno della rinascita. Stanno venendo adesioni da tutte le parti del mondo, per cui il mondo diventerà una piccola opera d'arte, una grande opera d'arte, di collaborazione, dove io non sono più l'unico autore, ma c'è una multiautorialità, ognuno poi ci mette il suo, poi se non si vuole usare poi a un certo momento il segno del terzo paradiso, non importa, ognuno poi, purché di lì si sviluppi una capacità individuale di reggere una propria responsabilità. Il primo paradiso, allora per arrivare alla conclusione, il primo paradiso è quello della inconsapevolezza, quello originale, inconsapevolezza. Il secondo, quello della conoscenza, che ci ha portati fino ad oggi. Il terzo è quello della responsabilità. La responsabilità che trasforma l'inconsapevole nel consapevole e il consapevole nel responsabile. Ecco, questo è il passaggio che noi intendiamo stimolare, ma non perché si parte da una mia volontà o dalla volontà di una persona specifica, è perché tutto ciò nasce dalla considerazione di una necessità che abbiamo tutti, una necessità comune. Ecco. Quindi è un'opera, questi sono i termini di Caracalla, un'opera comune, multiautoriale, che dobbiamo fare per cambiare il mondo. E il 21... fra pochi giorni ci saranno parecchie iniziative già annunciate e altre che ancora non conosciamo, però insomma
anche Internet ha una grande funzione in questa possibilità di comunicazione oggi. Questo era Prato. Questa è una scuola di danza che ci ha mandato questa immagine. Questo è il Louvre, dove faremo questa cosa il 21. Là si vede il Senso Paradiso. Io il giorno 21 sarò a Bruxelles, perché Barroso... Guardate questa, la ragazza indiana, che è il terzo occhio, che diventa il terzo paradiso. Ci sarà Barroso mi ha scritto personalmente che vuole partecipare a questa identità, quindi sono anche dichiarazioni proprio molto, diciamo, ufficiali, ecco. Il presidente Napolitano era pronto al mattino io avrei dovuto essere a Roma al mattino, pomeriggio a Bruxelles con Barroso e alla sera al Louvre, perché lì ci sarà questa grande manifestazione parigina, poi la mostra sarà fatta lì, eccetera. E Napolitano mi ha scritto: avrei preferito molto essere con lei nella rinascita, mentre invece devo andare allo scioglimento delle camere. Ecco. Però lo facciamo qualche giorno dopo, abbiamo rimandato solo di qualche giorno. Quindi c'è un'adesione anche ufficiale, dove si capisce che la buona volontà comincia a farci strada, insomma. Ecco, io se avete qualche domanda... Maestro, darei subito la parola a voi per le vostre osservazioni. Prima però vorrei che dedicassimo ancora qualche minuto a quello che succede domenica, quindi l'implementazione pisana di questo, lasciamo concetto. Lasciamo a lui di parlare di questo. Che possiamo dire a Marco? Sei tu che hai un po' organizzato, no? Adesso per parlare io, insomma. Domenica anche Pisa, e in modo particolare, diciamo, la piazza attinstante questo edificio, ma che poi, come dire, sulla quale incidono molti altri edifici importanti per la storia e non soltanto per la storia di questa città, sarà come uno scenario che appunto accoglierà un terzo paradiso e quindi a tutti gli effetti entra all'interno di questo meraviglioso percorso appunto che è stato fatto in questi anni da Michelangelo Pistoletto. Chiaramente è una chiamata per tutti voi, per la città e non solo per la città, a prendersi quella responsabilità che è stata evocata dall'artista stessa, che è comunque uno dei punti di forza del suo lavoro, per, come dire, pensare, immaginare non soltanto quella che è la rinascita di quella piazza, perché appunto da poco è stata restaurata, da poco è tornata, come dire, a uno splendore diverso, non soltanto la rinascita, diciamo, di una città che può partire da una piazza, se una comunità appunto se ne assume, una rinascita che può partire dalla cultura, perché per la città di Pisa Michelangelo Pistoletto ha scelto il tema della cultura. Avete visto e vedete, insomma, su queste slide che il simbolo del Terzo Paradiso è stato concretizzato in tante forme, in tante, come dire, materiali molto differenti, e ogni materiale aveva una sua specificità per il luogo che doveva essere, che era, come dire, che lo ospitava. A Prato, non meno di, insomma, un mese fa, l'abbiamo fatto con gli stracci, a Roma è stato fatto con i reperti archeologici del Foro Traiano, molte sono state le persone, perché comunque, voglio dire, la persona
persona, il simbolo dell'uomo, il riferimento all'uomo, l'ha detto lui stesso all'inizio, è parte fondamentale del suo lavoro. Per Pisa è stata scelta la cultura. Chiaramente, come dire, è facile immaginarsi, siamo in questo luogo e come dire, ci siamo. Siamo in quella piazza dove si affacciano altri luoghi importanti e fondamentali nella cultura. Siamo vicini a un'altra piazza fondamentale per quella che è stata la cultura italiana. Siamo in una città che comunque, voglio dire, associamo un po' tutti a quello che è Galileo, che è comunque la cultura scientifica fondamentale e importante quanto quella appunto umanistica, in questa un po' troppo pregiudiziale e manichea differenza che appunto poniamo fra l'arte o la, meglio la cultura, quella che è la cultura intesa nella qualità umanistica, nella direzione umanistica, con quella che è la scienza. Però in realtà Pistoletto stesso è ripartito da quel rinascimento in cui arte e scienza appunto erano un unico blocco, e che è la forza trainante e importante, è quel valore aggiunto ancora che c'è per, come dire, nel nostro paese, nella nostra cultura e nella nostra appunto società. Allora, domenica alle ore 15, ognuno con un libro che chiaramente forse simbolicamente è l'oggetto che meglio di tutti riesce appunto a simbolizzare quella che è l'idea della cultura, nonostante si viva in un mezzo, in un mondo appunto di tecnologia, ma il libro non è sicuramente sparito e non sparisce, lo vediamo come dire in questa sala con questi anche vecchi o antichi appunto e prestigiosi volumi, ognuno con un suo proprio libro per assumersi la responsabilità di una rinascita, di un momento migliore, a ripartire appunto da quello che credo sia veramente, come dire, la forza dell'uomo, che è appunto la cultura stessa. Quindi appuntamento per tutti domenica alle 15 con i libri, perché appunto questo sarà il primo ad oggi Terzo Paradiso realizzato appunto con questo materiale. Quindi sarà il primo segno del Terzo Paradiso realizzato con la letteratura, con i libri, insomma, le letterature. Quella che si chiama, con una parola un po' brutta, interdisciplinarità, no? Perché potranno esserci i libri di poesia piuttosto che i libri di fiabe, ma i libri di scienza piuttosto, come dire, che i libri di astrologia, che comunque, voglio dire, rientra sempre in quella che è un aspetto abbastanza fantastico e misterioso del nostro poi, essere. Poi trovo bello mondo. Questa idea dell'unione dei libri, i libri che no, finisce una pagina e ne comincia un'altra, ne comincia un libro e ne comincia un'altra, questo legarsi, no? Delle culture, questo secondo me è anche simbolico, no? Chiaramente tutto questo è stato fatto anche insieme al Comune di Pisa che come dire, ha aderito a questa proposta congiunta di Centro per Arte Contemporanea Luigi Pecci e Scuola Normale, perché comunque, questo permettetemi, questa amministrazione comunale, così come la Scuola Normale di Pisa, e questo per noi è molto bello, si stanno avvicinando e sono molto vicini a quelle che sono le forme e le espressioni della contemporaneità. Cioè arriva anche da questa città, che comunque ha una lunga tradizione anche appunto per quanto riguarda il contemporaneo, una volontà di investire su quella che è l'attualità, di capire, di approfondire, e questo non può fare che piacere chiaramente a chi è in un centro per l'arte contemporanea, ma credo non possa fare che piacere a una collettività, a una società, perché capire meglio il nostro tempo è fondamentale appunto non soltanto per guardarsi alle spalle, ma anche per guardare appunto il futuro. Io ora come dire, volevo aggiungere che ci sarà il dipartimento di educazione del Castello di Rivoli, con il quale noi lavoriamo da anni, che ha fatto parecchie realizzazioni che abbiamo anche mostrato, quelle specialmente con l'alluminio, che l'alluminio è l'alluminio riciclato, e quindi questo ha anche molto senso, no? L'alluminio, il concetto di riciclo è fondamentale in queste attività qua, e quindi il Castello di Rivoli si sarà qua per realizzare con voi questa opera. Io rinnovo la
l'invito a porre domande chi appunto chi ne ha. La prima la faccio io, più che altro un commento mentre tu fai la valletta. Una cosa per noi molto importante, siamo molto contenti che il maestro abbia scelto i libri e se questo avviene il giorno 16, il giorno 21, noi metteremo sul nostro sito questa immagine. Ecco, questo è bello. E cercheremo di fare, di utilizzare questo come messaggio della scuola anche alle autorità perché capiscano il valore del libro, capiscano che con l'iPad si va solo fino a un certo punto anche nelle scuole, nella formazione. Vogliamo mandare un segnale anche di questo tipo basandoci su questa idea straordinaria del maestro. Adesso do la parola, non so chi avevi dato la parola, prego. Sì, sono qua. A proposito di brutte parole, prima ho sentito interdisciplinarietà, io ne dico una ancora peggiore, transdisciplinarietà, perché mi pare che la sua arte rifletta un po' questo carattere transdisciplinare, arte, religione, scienza. La domanda è questa, io ho ravvisato molti principi di carattere ecologico in questa sua arte, volevo sapere espressamente proprio da lei quanto la scienza dell'ecologia ha influito, se ha influito, sulle sue concezioni del terzo paradiso. Grazie. Ma vede, la scienza, io la vedo che la scienza sta lavorando in questo senso. Quando io però pensavo, ho fatto il manifesto, parlo dei principi degli anni 90, il manifesto che si intitolava Progetto Arte, cioè che poi l'ho presentato qui, l'ho presentato a Pistoia, Pistoia era nel 94, e lì mi dicevano tutti, ma questa sì, bella, belle idee, belle parole, però secondo noi è pura utopia, è pura utopia. E io dicevo, ma no, guardate che io l'ho chiamato Progetto Arte, quindi l'ho chiamato progetto, e poi ho già comperato un luogo a Biella dove svolgeremo queste attività, e quindi se c'è un luogo, la parola utopia non funziona già più, perché l'utopia vuol dire non luogo, quindi c'è un progetto, c'è un luogo. Ecco, io mi ero fermato a questo, non avevo in quel momento, focalizzato bene quelli che erano i momenti di trasformazione già in atto. Però era un bisogno, un sentimento che io traevo proprio dall'arte. Per cui mi rendevo conto che il problema, per me il problema non era soltanto ecologico, c'è un'ecologia del pensiero insieme all'ecologia naturale, c'è un bisogno di rinnovamento della mentalità. Per me era questo il punto, no? Cambiare la prospettiva in tutti gli ambiti. Chiaramente è chiaro che leggendo i giornali mi rendevo conto che i problemi della natura del disastro naturale che stavamo creando era fortissimo, per cui parlavo della necessità che gli architetti, gli artisti, gli scienziati, tutti quanti in qualche maniera cominciassero a intervenire su questo piano. E quindi questo fatto della sostenibilità per me era importantissimo e diventa sempre più importante, perché pensi che adesso addirittura la Camera della Moda di Milano mi ha chiesto di usare, e qui fuori una di queste immagini c'è, si vede, ci sono in Piazza del Duomo, 1000 studenti che hanno fatto il Terzo Paradiso per rappresentare il manifesto dell'ecosostenibilità della moda italiana. Quando parlavo di questo, della sostenibilità della moda, qualche anno fa abbiamo fatto molte iniziative in questo senso, dicevano che eravamo matti,
che la moda proprio non se ne può interessare di questo, perché la moda è estetica, qui si tratta ogni stagione di spingere nuovi modelli, eccetera. Eppure poi nel frattempo invece stava maturando la cosa. E questo è bellissimo, perché sono venuti quelli della Camera della Moda, mi hanno detto, ma insomma, voi adesso volete prendere questo mio segno, ma io questo segno deve avere un senso. Ma certo che ha un senso, mi hanno mostrato un decalogo preciso con tutte le indicazioni esatte di cosa si deve fare per essere coerenti con la sostenibilità della moda. Allora ho detto, va bene, allora andiamo. Ecco. Prima di tutto vorrei ringraziarlo, vorrei avere la capacità affabulatoria di Benigni per dirle alla Toscana quanto mi ha fatto piacere vederla. C'è una domanda che volevo farle su quello che lei ha detto all'inizio, cioè sul fatto che la pittura non rappresenta la memoria, però forse è una domanda banale la mia. Ma se io penso, che so, al Moulin de la Galette o ai quadri di Fattori, c'è anche un contenuto di memoria. Sì, sì. È la rappresentazione del momento, è chiarissimo questo, è la rappresentazione del momento, del momento storico. C'è una narrazione mnemonica, ma la fotografia invece è proprio fenomenologicamente memoria, diventa memoria il secondo dopo che è stata scattata, quindi rappresenta proprio, non solo rappresenta, è. Ecco. Così come nel tempo si è usato moltissimo il soggetto dello specchio, anche i futuristi dicevano vorremmo mettere la persona al centro del quadro. Raccontavano delle storie che erano quelle del movimento, quasi annunciando il cinema, no? C'era l'uccello che sbatteva le ali e continuava, però tutto questo era metafora, racconto. Io sono arrivato alla fenomenologia, lo specchio, la memoria, le cose proprio, i fenomeni stessi, questa è la cosa. Mai nessuno poi invece ha rappresentato direttamente lo specchio, l'ho sempre raccontato lo specchio. Raccontato la memoria. Però dobbiamo poi andare noi, eh? Sì, sì. Devo prendere il treno. Velocissimamente. Allora, prima un auspicio e poi una domanda. O meglio, vorrei da te una precisazione. L'auspicio è questo, è quello che mi faccio io, ma credo che si facciano un po' tutti, sulla base di un altro progetto che tu hai fatto 24 anni fa, o meglio, di una dichiarazione che tu hai fatto 24 anni fa. Anche 24 anni fa, nel 1988, dichiarasti in un certo modo che l'anno successivo, quindi il 1989, sarebbe stato un anno fondamentale e che appunto assumevi tutto quello che succedeva nell'anno futuro come tua opera, lavorandoci intorno, e lo chiamasti l'anno bianco. 1988, se non sbaglio era proprio dicembre. Anche lì ti presero un po' per, come dire, utopista, dove vai, mi ricordo un po' un dibattito anche sui giornali dell'arte. Il 1989, come dire, è diventato un anno fondamentale all'interno di quella che è la storia del Novecento. Quindi quando te ci dici che, come dire, questo, spiega il perché, perché è caduto il muro di Berlino, la guerra fredda, ma credo che quell'89, insomma, tutti appunto a livello storico lo conosciamo. Quindi quando te vai a dire che il 21-12-2012 è l'anno della rinascita, come dire, ti crediamo o meno, ti credo sulla parola, sperando e augurandomi che davvero lo sia, con la stessa prospettiva che, come dire, con cui l'88. Quello che ti chiederei invece è di, come dire, riprendere un secondo il tema della responsabilità. Perché? Perché quando uno nel 1988 si assume questa responsabilità, è sicuramente, come dire, un atto molto forte, e credo che la responsabilità sia forse la grande, come dire, lezione che
l'arte del Novecento ci ha dato. Cioè l'arte del Novecento e molte altre contemporanee è considerata, come dire, un gioco, uno scherzo. Però nel momento in cui un signore ha assunto la sua responsabilità dicendo prendo questo oggetto da un contesto, lo sposto in un altro, ha fatto un atto, come dire, sì, forse semplice, ma di grande, appunto, come dire, pensiero e responsabilità. Così come hai sempre fatto te, no? Assumendoti le cose. Quindi credo che veramente la lezione degli artisti per quanto riguarda il Novecento, una delle prime sia sul discorso della responsabilità, che te, come dire, hai portato a termine con questo Terzo Paradiso, con il Rebirth Day, e che forse, come dire, noi uomini del 2000, ma più che io, che comunque anch'io appartengo un po' a quello, al secolo passato, quelli che verranno dopo davvero dovranno cogliere e capire per andare appunto avanti come te ci hai indicato. Sì, era una domanda o un'affermazione? No, tu hai menzionato l'anno bianco. Io ho fatto alcune volte un'opera di tempo, più temporale, specifica, di un anno. Ho fatto 12 mostre in una galleria, una dopo l'altra, per la durata di un anno. Quindi un'operazione dell'anno, anche legando i numeri, la seconda mostra non è la prima, la terza non è nella prima, nella seconda, nella quarta, mettendo i numeri a significare il momento, eccetera. L'altra mostra è stata la Tartaruga Felice, che ho fatto per Documenta nel 92. Ho detto, quando sono stato a visitare il luogo dove avrei fatto la mostra, il direttore mi ha fatto vedere il luogo, io ho detto bene, qui farò 30 stanze, e lui mi dice ma non ci stanno qui 30 stanze, come fai? Dico no, non ci stanno in questo luogo, ma siccome eravamo un anno in anticipo rispetto a quello che sarebbe stata poi la data della mostra, della vera e propria, di Documenta, ho detto no, però c'è il tempo, io farò 30 stanze nel tempo, non soltanto nello spazio. E allora l'idea della tartaruga è venuta bene, perché io ho cominciato da quel giorno a prendermi quello spazio come se fosse la mia casa, e allora ho cominciato a girare per il mondo e a fare le mie cose in giro per il mondo, però con quell'involucro, con quella casa, che era ecco perché l'operazione tartaruga, che è durata un anno. Ecco, poi l'anno bianco, quando proprio mi è stato chiesto a Perugia di fare una mostra di oggetti che avevo già realizzato negli anni '80, ho detto, che tra l'altro erano oggetti neri, scuri, ho detto io farò l'anno bianco. Dice, ma come fai l'anno bianco? Presenti gli oggetti scuri? Sì, ma gli oggetti scuri ho fatti ieri, l'anno bianco comincia da oggi, e quindi dal primo di gennaio a dicembre il mio lavoro sarà una pagina bianca pronta a imprimere gli avvenimenti come uno specchio dell'anno. Ed è poi successo quello che è successo. Ma prima vi ho parlato del caso. Io sono, gioco, lavoro con il caso. Il caso è il mio amico, insomma. Ecco perché poi alla fine lo sento, mi sta dietro come io gli sto dietro a lui, insomma. Ecco. E quindi il caso. Ecco, adesso con il Terzo Paradiso, ecco, quelli erano continenti di tempo. Era tempo incorniciato in un anno. Questo, il Terzo Paradiso, non ha cornice, si apre ma non ha termine. Questa è la differenza.